Buongiorno, oggi sono in compagnia di una donna fantastica, Edith Ippolito, che vive a Londra e che ha vinto il titolo nazionale di Miss Mamma Italiana Dolcezza nel 2019. Ciao Erika, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Luisa, grazie a te e saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie per il fantastica, perché detto da te è un complimento che per me vale doppio. E oltretutto hai detto bene, ho vinto il titolo nazionale di Miss Mamma Italiana Dolcezza 2019, orgogliosa del passaggio di titolo da chi l'aveva l'anno precedente, di così, la signora Luisa Procopio. Quindi questa è la fascia che lo conferma. Sono orgogliosa di aver preso il tuo titolo l'anno successivo e penso che sia un titolo che mi caratterizza parecchio, per cui ne sono proprio contenta. Sono contenta di questo concorso e dell'esperienza che ho fatto, e quindi ringrazio il concorso e ringrazio il padrone del concorso, Paolo Teti, per questa opportunità. Mi racconti un po' l'emozione che hai provato su quel palco quando hai vinto? E come hai conosciuto questo concorso? Questo concorso l'ho conosciuto per caso con una pubblicità che mi ha subito incuriosito e mi ha spinto ad andare un po' più a fondo. Sono stata sostenuta da chi mi vuole veramente bene e quindi ho vinto la selezione regionale in Lombardia e poi ho deciso di continuare fino a che appunto sono entrata nelle prefinali nazionali e poi nelle finali. Quando il gioco si fa duro e duri iniziano a giocare, ce l'ho messa tutta, 100%, e penso che questa fascia è stata abbastanza meritata. Per cui, sono una persona abbastanza riconoscente degli altri, per cui devo molto a questo concorso e nel mio piccolo ho pensato cosa posso fare per ringraziare concretamente Paolo. E il mio obiettivo era di portare il concorso qui in Inghilterra, dato che comunque non esiste, per cui insomma io sono sempre alla ricerca di cose nuove, iniziative nuove, sfide, mi piace tantissimo, se non che purtroppo quest'anno il Covid mi ha bloccato, però ci sono delle buone trattative, per cui appena tutto si sblocca si riparte alla grandissima. E ti aspetto a Londra, Luisa. Assolutamente sì. Da poco sei diventata anche testimonial di un oleificio che si trova in Molise. Esatto. Raccontaci com'è nato questo progetto, che è un progetto che lega, che unisce la bellezza, la salute e la buona cucina e i benefici di questo prodotto. Allora, l'olificio Trespaldum di Mafalda in Molise e il produttore è Francesco Mastrangelo. Questa è la mia bottiglia con la mia etichetta, è un prodotto nuovo e innovativo che unisce, appunto, è un elisir di salute e di bellezza, l'abbiamo chiamato l'olio delle Miss. È un alimento che a me caratterizza molto, molto versatile, ricco dal punto di vista nutrizionale e soprattutto è un alimento che fa bene, quindi dopo insomma svariate ricerche ho selezionato questa azienda con questo prodotto. È il primo alimento liquido che viene introdotto nella dieta dei bambini, nell'alimentazione dei bambini dopo l'acqua e il latte, per cui insomma l'olio è importantissimo. Fa bene anche all'estetica, nella cosmesi, fa bene nella dieta mediterranea e io comunque essendo chef ci tengo particolarmente anche alla buona cucina, dove l'olio deve diventare il protagonista del piatto e non solo come concetto di condimento, ecco. Per cui c'è un bel lavoro, c'è una bella storia, è molto interessante poi anche questa azienda. Devo dire che Francesco mi segue parecchio, mi sostiene nelle mie idee, per cui insomma stiamo sviluppando dei bei progetti insieme. Sì. Quanto incidono i prodotti naturali sulla bellezza e che cos'è per te la bellezza? Allora, i prodotti naturali secondo me a livello estetico influiscono parecchio. E la bellezza per me è tanto. La bellezza estetica rispecchia quello che è l'interno, no?
l'estetica, l'involucro del corpo, per cui se noi curiamo l'interno, tutto si proietta all'esterno. Io sono una persona molto positiva, molto solare, quindi questo penso che poi si percepisce da come mi pongo, da come sono, lo sguardo, il sorriso, la mia voglia di fare. Quindi sono una persona che cura molto la bellezza interiore, no? E l'esterno poi viene da sé. Quindi ovviamente poi anche l'alimentazione e lo sport, che reputo davvero importanti. Sì. Sei una donna molto solare, sei un mix di dolcezza e di testardaggine, ma sei anche una donna sognatrice. Hai detto benissimo, Luisa. Sì, sì, sono anche testarda nei miei sogni, perché poi alla fine della fiera voglio rendere la realtà più bella dei sogni, per cui la testardaggine rientra anche nei sogni. Nei sogni, i sogni aiutano a essere comunque più positivi, a ricaricarsi di energie positive, di affrontare le cose in maniera, insomma, un po' più rilassata, un po' più serena. Per cui si sogna in grande per spingersi di più comunque, no? Per migliorarsi, per crescere, per tirare fuori il meglio di sé. Per cui sì, e la testardaggine anche nei sogni. Te hai realizzato anche un altro sogno un po' di anni fa. Tu sei anche vincitrice di un altro titolo nazionale nello sport, perché sei anche una donna sportiva. Sì, un po' tanti anni fa, Lu, quando ancora ero giovane e bella in forma. Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita. Devo dire grazie a papà, perché comunque questa passione me l'ha sempre trasmessa lui. Papà era un vogatore, per cui io mi sono approcciata al mondo del canottaggio quando ero una ragazzina. E ho avuto una grande scuola, ho avuto degli insegnanti, degli istruttori davvero bravi, che con sacrificio loro e il mio mi hanno portato a 15 anni a indossare la maglia azzurra della nazionale italiana di canottaggio. Abbiamo portato in acqua lotto femminile per la prima volta nella storia del canottaggio italiano, e purtroppo poi non si è mai più ripetuto. E quell'anno siamo riusciti a entrare in finale B e siamo arrivati secondi in finale B. Per cui, insomma, una grandissima soddisfazione. E il carattere, la formazione del carattere, ovviamente lo sport segna, poi è uno sport prettamente maschile, duro. Questo carattere poi me lo sono portato crescendo, rafforzandolo sempre di più, gioca un ruolo fondamentale nella mia professione. Perché comunque sono chef e perché comunque purtroppo è un mondo in cui la parità non c'è ancora, per cui bisogna lottare per raggiungere le posizioni alte. E essendo comunque un mondo maschile, è bello duro come lavoro. Però tra testardaggine, sorriso, un po' di dolcezza, un po' ci giochiamo anche che siamo belle ragazze, insomma i miei obiettivi me li sono portati a casa. Ora faccio la mamma, faccio la chef, e insomma non è facile gestire le cose, ma ho sempre il sorriso e la voglia di fare. Sei una donna impegnata a 360 gradi, diciamo. Sì, non è facile starmi vicino, mettiamola così, non è per niente facile. Sono poi molto autonoma, molto indipendente, chiedo veramente poco, per cui ho una vita anche bella intensa, bella carica. Tanti problemi, ma ognuno c'ha i suoi. E la cosa che mi piace è il modo in cui li affronto, per cui va bene così. Sai cosa c'hai, Lu? Non li scambierei con nessun altro i miei problemi, per il modo in cui li sto affrontando. Beh. Sì. Allora, sei una mamma, sei una miss, sei testimonial e anche cuoca. Siamo nel periodo natalizio e io sai che sono una bravissima cuoca. Bravissima Luisa, ti voglio un bene dell'anima. Dimmi, non si dicono le bugie che Babbo Natale non ti porta niente. Fa niente. Ci illustri una ricetta. Luisa, ti aiuto io. Vuoi una ricettina per Natale? Facile, facile, facile. Facciamo una ricettina facile, facile, e insieme ci uniamo l'olio, così. Così evitiamo, insomma, cose troppo caloriche anche. Allora, una tortina semplice, semplice, prendi nota, fai prendere nota i tuoi figli, e domani voglio la foto, Luisa. Ci servono
tre uova, 250 grammi di farina, 100 grammi di farina di mandorle, 200 di zucchero, 300 di carote grattugiate. Luisa, le devi pelare prima. Le peli e le grattugi. Mezzo bicchiere di olio d'oliva, se ce l'hai agli agrumi. Se non ce l'hai, ti faccio arrivare una delivery della Trespaldum che fa degli oli meravigliosi aromatizzati. Quindi per questa ricetta un olio agli agrumi, che è un ottimo olio, è profumatissimo. Sono agrumi che vengono portati a frantoio insieme alle olive, per cui non sono infusi nell'olio ma sono frantumati insieme alle olive. Qui si apre un mondo di profumi, di sapori, di conoscenza spettacolare. La scorza di un limone e di un'arancia e una bustina di lievito, un pizzico di sale. Facilissimo. Rompiamo le uova, sbattiamo gli albumi e li mettiamo da parte. Uno, prendiamo i tuorli, li mischiamo insieme allo zucchero e poi ci uniamo sia alla farina di mandorle sia alla farina normale. Ci uniamo la scorza del limone e dell'arancia, il lievito e l'olio. Dopodiché incorporiamo gli albumi. Schiaffiamo nella teglia, nel forno, a 180 gradi e controlliamo quando è pronta. Va bene? Grazie per la fiducia, ti stupirò però. Va bene, io ci conto e la voglio vedere. Certo. Visto che siamo nel periodo natalizio, sì, e abbiamo bisogno di messaggi positivi e tu sei una donna solare e metti tanta allegria e ottimismo. Fai un augurio che da Londra arrivi in Italia, un augurio per tutti in questo periodo un po' così. Perché non sono proprio brava a cantare, se me lo dicevi prima lo preparavo anche, però sulla mia tavola non manca mai un bel calice di vino. Spero che tu mi possa fare compagnia. Fantastica, Luisa. Facciamo un cheers virtuale. Merry Christmas! E che comunque che il 2021 sia meglio del 2020. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Con questo calice, allora, Erika, ti ringrazio per l'invito e per questa breve chiacchierata. Ti auguro buon Natale e ti aspetto in Italia prestissimo, va bene? Grazie, buon Natale a tutti e se volete fare un regalo utile, buono e diverso per quest'anno o per inaugurare un migliore 2021, contattate me o contattate l'azienda direttamente Trespaldum e ci sono ottime confezioni in regalo anche. Per cui grazie Luisa per questa opportunità. Grazie a te. Abbraccio forte. Buona serata e buon Natale e buon anno a tutti quanti. Ciao.